una sfida da far drizzare i capelli. Oggi cerchiamo di restringere il campo alla casa italiana che ha fatto la storia della penna stilografica con delle vicende avverse e tante traversie nel corso della sua lunga storia. Stiamo parlando della Omas, qui ho una ogiva di quelle moderne, celebrative, un'edizione molto limitata, ma non solo perché la colorazione insieme all'Arco Brown, questa è l'Autumn Falls, è molto bella, non solo la celluloide è veramente di primissima qualità, tutti i ricami con la greca classica della nostra amata Omas, ma qui abbiamo un bel pennino in oro rosa, extra fine, extra flessibile, una vera prelibatezza e una ricercatezza su questa penna. Poi abbiamo una retrospettiva di Omas storiche, una 555F sfaccettata, una 556 della serie S e una Omas Rinascimento. Andiamo a vedere come rispondono i pennini di oggi, un pennino flessibile di oggi rispetto a quelli di una volta, passando appunto per questa penna degli anni 80, che è un po' una linea di demarcazione fra quelle più antiche e questa più recente. Cominciamo da quella di oggi, la ogiva. Andiamo a vedere come scrive. Prendiamo un po' di inchiostro. Intanto è bellissima, questo lo sapete senza che ve lo dica io. Bellissima, bellissima. EF, EF, extra fine, extra flessibile. Questo senza pressione. Quello che dal video non potete vedere e sentire è quanto sia morbido, quanto sia scorrevole, quindi finemente lavorato questo pennino. Veramente scorre come poche altre penne, forse, ma non saprei dirvi se più o meno di alcune Montblanc o di penne giapponesi finemente lavorate. Comunque è veramente un piacere. Ma quanto si discosta il tratto andando a premere un po'? Beh, direi che fa molto bene il suo lavoro. Allora possiamo dire, io sto finendo sempre l'inchiostro, possiamo dire che veramente è una penna flex, certo, sì. Molto bella, tra l'altro è un pennino che, guardate anche in modalità reverse nib come scrive, molto 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 bella. Ovviamente non dovete, come posso dire, immaginare di avere fra le mani una penna con un pennino flessibile come quelli di una volta, perché anche così, la flessibilità è certamente diversa. Sì, infatti, anche diciamo, la flessibilità meccanica è diversa, nata più per assecondare altre esigenze, è un pennino. Chiamiamolo elastico, ecco, un po' più morbido, nel senso che si muove, non è così rigido. Molto molto bello. Andiamo a vedere le altre sorelle come sono. Prendiamo quest'altra, una Rinascimento. Beh, anche questa. Ha una bella. Anche questa ha una bella propensione alla flessibilità. Del resto, la stirpe, la classe si dice non è acqua, la stirpe della Omas, così è senza pressione, bellissima. Un tratto fine sulla qualità della penna, però vedete com'è bella. Elegante anche il tratto perché ora sono un po' senza inchiostro. Molto molto bella, soprattutto
Come dico per altre penne, è una penna molto intuitiva, quindi è una penna che diciamo può essere interessante anche per scoprire il pennino flessibile, per capire come usarlo. Adesso abbiamo invece la 5, 5, 6S. Allora, la serie 5, 5X sono normalmente tre misure, la 555 è la piccola, la 6 è quella media, la 7 è quella invece più grande. In questo caso, questa è quella di mezzo, secondo me è la misura più bella, poi è una penna veramente bella, guardate anche il serbatoio a vista. E poi il pennino è un pennino extra, uno di quelli che hanno fatto la storia e il nome di questa casa. Andiamo a vedere come scrive, cominciando, bellissima, S. Pennino extra. Anche in questo caso sarei quasi tentato di i carati ovviamente sono 14, sarei tentato di classificarlo come un fine, quasi extra fine, perché è molto sottile. Guardate, molto bello. Andiamo a vedere invece con un po', là, che è bello, con un po' di pressione, come molto bello, veramente molto bello. Molto bello per gli appassionati dei pennini. Per gli appassionati dei pennini flessibili non c'è niente da dire, questo è veramente bello. E fortunatamente sul mercato, insomma, si trova a prezzi diciamo affrontabili, perché è una penna che fra i 100 e i 150 dollari si trova sul mercato. E adesso ci proviamo la più piccola, la 555F, l'esemplare che ho in mano, tra l'altro ha un pennino extra lucens, quindi credo, e comunque a mio avviso, tra i più belli realizzati dalla Omas. È vero che la misura è piccola, quello che per esempio possiamo trovare sulla, ora mi viene in mente, non so, la Milord, sulle Extra, decisamente migliore perché è un po' più grande, ma già questo potrete vedere che è molto bello. Scrivo senza pressione, allora, Omas, anche questo. Anche questo, come vedete, sembra un tratto fine. Bello. Direi che è un tratto fine, extra fine di partenza, sì, fine. Ma poi la maneggevolezza di questa penna, veramente bello. Il pennino è tipo extra lucens. Ovviamente, come forse vi sarete accorti, la penna, guardate che razza di bellissima. Bellissima. Questa è veramente bella. Anche qui non posso esimermi dal scrivergli a fianco bella. Sono delle realizzazioni davvero molto molto belle, molto valide. Anche questa è una penna che nel mercato dell'usato si trova tutto sommato a prezzi affrontabili. Vale la pena provarla, ma certamente. Sono tutte molto belle queste. Quindi è vero che l'appassionato della celluloide non ricadrà su un modello nero come questo, laccato in questa maniera, che toglie
quel tocco di preziosità che hanno invece le omas più belle, e ce ne sono veramente di bellissime. Però è anche vero che queste riusciamo a portarle a casa per chi è appassionato alla sostanza, cioè ad un pennino flessibile, riusciamo a portarle a casa spendendo talvolta 5-6 volte meno, per non parlare di 10 o 15 per i modelli più costosi. Vi invito a continuare a seguirmi sul canale Stilo Graphic Art. Ciao a tutti!